La Jaguar è sinonimo di auto di classe e sportività. È stata fondata da William Lyons, un giovane ingegnere, e da William Wansley, un giovane pilota e costruttore artigianale di Sidecar, nel 1922 con la regione sociale di Swallow Sidecar Company. Subito dopo si unì Arthur Whittaker per il settore commerciale. Ben presto alla produzione di Sidecar si affianca la costruzione di carrozzerie per la Ocean 7 e nel 1926 la regione sociale diventa Swallow Sidecar Company, Coach Building. Nel 1930 avviene l'abbandono della produzione motociclistica per quella di auto di lusso sotto la regione sociale di SS Cars Limited. Nel 31 viene presentata la SS1 Jaguar, alla quale seguiranno numerosi modelli, compresa la famosa SS100. Dopo la guerra, nel 1945, per evidenti motivi di imbarazzo, SS nella sigla, la regione sociale diventa Jaguar Cars Limited e la Mark IV sarà la prima auto con il marchio Jaguar. Nel 1948 viene presentata la Iscapa 120, rivolta soprattutto al mercato americano, dove ebbe successo. Nel contempo, la Jaguar si impegna nell'attività sportiva, vincendo Le Mans nel 1951 con la Iscapa 120C, nel 1953 con la C-Type e nel 1955, 56, 57 con la D-Type, dalla quale deriverà la sportivissima Iscapa SS e successivamente nel 61 l'iconica E-Type.